Buongiorno a tutte e tutti e bentrovati in questa puntata di Pensiero Computazionale e Apprendimento Creativo. Io sono Veronica e oggi vi accompagno nell'esplorazione della progettazione didattica e di uno strumento utile, il taccuino. L'idea di questo strumento, del taccuino, ci è venuta pensando alle grandi esplorazioni naturalistiche in cui scienziate e scienziati hanno documentato sulle pagine dei loro taccuini le scoperte. Il taccuino contiene date, testi scritti velocemente, collage di foto, di reperti, come alcune foglie secche oppure qualche schizzo per fermare sulla carta ciò che voglio continuare a ricordare. Il taccuino degli esploratori è un'opera frammentaria, risponde infatti all'esigenza di voler documentare nell'immediato le numerose scoperte del viaggio, per non dimenticarle. Anche nel nostro taccuino, quello della progettazione didattica, possiamo fissare su carta tutto ciò che scopriamo durante il percorso formativo. Possiamo documentare tutto ciò che può essere utile per l'attività in classe, e lo possiamo fare nella modalità che preferiamo. Possiamo scattare foto, fare screenshot delle presentazioni, possiamo scrivere appunti o disegnare, proprio come gli architetti. Nel taccuino degli architetti o dei designer o comunque di tutte le tipologie di artigiani si scrivono misure, calcoli e si disegna. Le idee degli architetti si confrontano con la concretezza e con la dimensione spaziale. Le pagine accolgono misurazioni, calcoli, abbozzi, disegni. I taccuini degli architetti ci insegnano a dedicare tempo e impegno alla fase di progettazione. È importante partire dalla caratteristica dei nostri gruppi classe e confezionare attività fatte su misura per i nostri alunni. In questa puntata scopriamo strumenti e modalità di progettazione didattica e di documentazione e valorizzazione dei progetti realizzati. Apriamo il nostro taccuino e sfogliamo le pagine. Questo taccuino è composto da due sezioni. La prima assomiglia a un manuale, suggerisce strumenti e attività utili per guidarci nella progettazione. La seconda parte è composta da due pagine bianche dove tener traccia di tutte le fasi del nostro processo di design e di progettazione dell'attività didattica. Il manuale di progettazione didattica ci suggerisce di seguire 5 tappe. Nella prima tappa identifichiamo la sfida da affrontare, nella seconda scopriamo e ci lasciamo ispirare, nella terza progettiamo, nella quarta sperimentiamo e nella quinta tappa condividiamo e riflettiamo, ovvero riscopriamo. Dall'ultima tappa si può ritornare alla prima, quella della scoperta, perché il processo di design è ciclico. Sfogliamo insieme le prime pagine del taccuino. Nelle pagine viola sono suggerite delle riflessioni per aiutarci a definire la nostra sfida, la nostra prima tappa. Che cosa vorremmo migliorare nella nostra didattica? Che cosa vorremmo cambiare? E che cos'è che non esiste e vorremmo creare? Nelle pagine verdi sono suggerite delle modalità di scoperta. Durante il percorso formativo possiamo valutare cosa e come stiamo imparando per personalizzare il nostro processo di apprendimento. Possiamo soffermarci su ciò che è più utile per la didattica, su ciò che vorremmo declinare per le nostre classi. Sono tante le modalità per facilitare questa riflessione. Per esempio, possiamo scattare una foto dall'alto della nostra cattedra e vedere quali oggetti ci sono e quali no. Fare una foto dall'alto, settimana dopo settimana, può essere uno strumento per accorgersi di come sta cambiando il nostro modo di insegnare. Oppure possiamo intervistare la classe per sondare i bisogni formativi e le passioni dei nostri alunni e delle nostre alunne e così raccogliere spunti utili per la progettazione didattica. In un altro esempio, sempre presente nel taccuino della progettazione didattica, possiamo coinvolgere la classe in un'attività di peer tutoring e autovalutazione.
Tutti gli studenti collaborano tra pari alla formulazione di problemi, all'individuazione delle soluzioni, alla proposta di esercizi di allenamento e di risorse utili al superamento di queste difficoltà. Grazie a questa fase di scoperta sviluppiamo comprensione, empatia e troviamo ispirazione per la nostra sfida di design. È arrivato il momento di mettere insieme le nostre scoperte e progettare la nostra attività didattica. Nelle pagine arancioni vediamo in dettaglio come progettare l'attività didattica, ovvero come definire destinatari, discipline coinvolte e soprattutto obiettivi di apprendimento. Poi indichiamo in un elenco puntato le azioni da svolgere per progettare e preparare l'attività. Specifichiamo che cosa deve essere pronto prima di entrare in aula e dare inizio allo spettacolo. Indichiamo i tempi e le risorse di progettazione in modo da essere trasparenti e di reciproco stimolo ai colleghi. Infine, nelle pagine rosse descriviamo la quarta tappa, la sperimentazione, il go live in classe. Queste pagine sono il canovaccio, la descrizione passo dopo passo dell'attività in classe, delle risorse e dei tempi richiesti. Dopo la sperimentazione si può condividere, riflettere e scoprire e riniziare così il ciclo del processo creativo, del processo di progettazione didattica. È arrivato il momento di raccontare e condividere l'esperienza fatta in classe e con la classe per ispirare altri docenti e altre classi. Le pagine sono bianche, siamo noi designer e gli autori di questo racconto. Possiamo usare colori, testi, foto, immagini, screenshot, audio e video, qualsiasi cosa, qualsiasi mezzo che possa essere utile a valorizzare l'esperienza fatta. Quello che ci interessa in questo percorso formativo è spingerci ad applicare il processo di design alla progettazione didattica di tutte le discipline. Nel corso di pensiero computazionale apprendimento creativo, ciascun partecipante progetta, eroga e documenta tre attività didattiche, accompagnato dalla guida del taccuino e da occasioni di confronto con i formatori e i compagni. Possiamo utilizzare il taccuino liberamente. Possiamo duplicare le pagine del manuale e integrare con la nostra esperienza. Possiamo aggiungere nuove pagine oppure possiamo togliere quelle che non reputiamo utili. Descrivere tutte le fasi di progettazione didattica è l'unica regola. Prima di iniziare a progettare le attività didattiche, riassumiamo qui le tappe da superare. Primo definiamo la sfida, poi scopriamo, poi progettiamo, poi sperimentiamo, poi riflettiamo e condividiamo e infine documentiamo il tutto e comunichiamo. Che la creatività abbia inizio! Alla prossima puntata!